Ciao ragazze, oggi vi faccio la review del mascara Lancôme Grandiose. Allora, ovviamente vi faccio vedere anche l'applicazione. La particolarità di questo mascara è l'applicatore, che si presenta con questa forma a collo di cigno, chiamiamolo così. Allora, devo dire che all'inizio questo mascara mi aveva deluso un sacco, perché secondo me allungava tantissimo, incurvava tanto, però non volumizzava e lui promette anche un grande effetto volume. Però dopo qualche settimana di utilizzo ho cominciato ad apprezzare di più anche l'effetto volume che dà e devo dire che dà volume sì, però in modo molto naturale, quindi non un effetto ciglione finte, ma un effetto ciglia proprio grosse. Allora, la prima passata. Questa è la prima passata. Dunque, l'applicatore è particolare perché in base alla zona in cui voi applicate il mascara dovete ruotare in un senso o nell'altro questo beccuccio, questo applicatore. Quindi, per le parti più centrali bisogna andarci in questo verso, dopodiché va ruotato per incurvare maggiormente le ciglia più esterne, in questo modo. Adesso io sono pratica, ecco, io tutta sta comodità in questo beccuccio non ce la vedo. Quindi per me questa forma di applicatore non è promossa. E in più tendevo tantissimo a macchiare questa zona qui della palpebra. Come effetto non è male, questa è solo una passata e la differenza con l'altro occhio c'è. Quindi l'effetto è molto bello e dura davvero, davvero tutto il giorno. È semplice da struccare, non è uno di quei mascara che si fissano e diventano praticamente impossibili da togliere. L'effetto volume si costruisce abbondante, abbondante con le passate. Scusate, sono un po' raffreddata, quindi mi escono delle consonanti un po' strane. Adesso vi faccio vedere le ciglia di sotto. Dunque, mettiamo in questa posizione e andiamo ad applicare il mascara. L'effetto mi piace molto perché è un effetto di ciglia sì volumizzate, però di ciglia naturali. Quindi io dico che per l'effetto è promosso, per la durata altrettanto. L'unico neo di questo mascara, secondo me, è questo applicatore che, come avete visto prima, mi sono macchiata. E poi senza dubbio il prezzo, perché costa circa 30-32 euro. Io l'ho trovato in offerta in una profumeria, però onestamente non so se lo ricomprerei, sicuramente non a prezzo pieno, magari se lo trovassi con un'altra promozione lo prenderò perché comunque l'effetto mi piace molto. La durata altrettanto, si strucca facilmente, non brucia gli occhi, almeno i miei occhi, e io ho gli occhi sensibili, quindi promosso. Ciao ragazze, alla prossima!